Finora abbiamo imparato che la settimana è fatta di 7 giorni, e cioè quella che va dal lunedì fino alla domenica. 7 giorni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tuttavia, quando con la parola settimana si intende un qualsiasi periodo di 7 giorni, non necessariamente dal lunedì alla domenica. Avrete sicuramente sentito parlare qualche volta ai vostri genitori dell'idea di prendere una settimana di ferie. Che significa? Un periodo di 7 giorni, che non necessariamente parte da lunedì e arriva alla domenica, ma può benissimo partire da un altro giorno, qualsiasi, anche per esempio mercoledì, contando i 7 giorni. Quindi se il mercoledì è il primo giorno di ferie, questo sarà il secondo, questo sarà il terzo, questo il quarto, la domenica è il quinto, 6 e 7. Ecco qui la nostra settimana di riferimento ferie. Quindi, due le possibilità che abbiamo per intendere la settimana. Quella classica, che abbiamo appena visto, che va dal lunedì alla domenica, ovviamente sempre fatta di 7 giorni, oppure il periodo di 7 giorni che non necessariamente deve partire dal lunedì, ma può partire in qualsiasi altro giorno, l'importante è che poi ne conti 7. Parto di giovedì, resto fuori una settimana, significa che rimarrò fuori giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì e mercoledì. Dunque, in questo caso, la mia settimana parte di giovedì e chiaramente contando i 7 giorni mi termina di mercoledì. Ecco qui, evidenziato in rosso. Partenza di giovedì, ritorno di mercoledì dopo aver fatto i 7 giorni della settimana. Dunque ricordatevi, per settimana posso intendere questa che visualizzate da schermo e che parte dal lunedì e arriva la domenica contando 7 giorni, oppure quest'altra che visualizzate che non necessariamente parte di lunedì, ha sempre 7 giorni, ma può partire in qualsiasi altro giorno. Che sia il martedì, che sia il mercoledì, che sia il giovedì, che sia il venerdì, il sabato o la domenica, l'importante è che quando parte abbia poi in conteggio i 7 giorni.